L'AVIS di Soveria Mannelli è ormai da più di 50 anni che svolge l'attività sociale all'interno del comune di Soveria Mannelli. Con circa 250 soci, e ogni anno riesce a garantire un numero importante di sacche per il sistema sanitario nazionale. A Soveria è da ormai una tradizione storica la cultura della donazione. Oltre naturalmente alla presenza dell'AVIS, possiamo registrare la presenza di tante altre associazioni di solidarietà. L'AVIS da sempre è impegnata nel mission importante che ha, che è quella della raccolta del sangue. Ogni anno sono diversi i nuovi donatori e da un paio di anni dobbiamo registrare anche un elevato numero di ragazzi che si avvicinano. Di fatto AVIS Comunale di Soveria Mannelli è una delle poche AVIS che può vantare la presenza di una consulta giovani. Credo che questo sia il segnale più importante della vitalità di questa associazione. La presenza dei giovani può garantire lunga vita all'AVIS di Soveria e anche all'AVIS degli altri livelli, perché la presenza di giovani attivi può garantire un ricambio generazionale importante. L'AVIS rappresenta per Soveria naturalmente un punto di riferimento. Da diversi anni, con la collaborazione delle diverse amministrazioni che si sono susseguite, abbiamo potuto finalmente inaugurare anche a Soveria Mannelli la Casa del Donatore, che ci ospita, una struttura pubblica che l'AVIS con propri fondi, con l'aiuto del Comune, è riuscita a ristrutturare e a dare nuova vita. Di fatto è composta da due piani: il primo piano, dove è nata la struttura accreditata presso il sistema sanitario regionale che ci consente di svolgere in loco le raccolte di sangue, e il secondo piano, che è quello che attualmente ci ospita e che è la sede sociale dell'associazione. E questo ci permette di svolgere diverse attività. Non ultima, nello scorso mese di aprile abbiamo svolto degli screening importantissimi in occasione della festa del donatore mondiale che si è svolta per l'AVIS provinciale qui a Soveria Mannelli. Importante è stato poter svolgere in questa sede alcuni screening. Siamo andati dallo screening nutrizionale a quello cardiaco. Questo ha consentito a diversi soci donatori e non soci donatori di avvicinarsi al mondo sanitario. Noi speriamo di poter presto attivare in questa sede sociale alcuni ambulatori per dare servizi sanitari gratuiti a tutto il territorio.